ben trovati a tutti gli ascoltatori e gli spettatori. Siamo nuovamente a parlare di deserto, a parlare di Africa, a parlare di Tunisia Desert Cup. Insieme a me c'è Alessandro Ciro De Petri. Ciao a tutti, eccomi. Parliamo di qualcosa di diverso questa volta. Lasciamo un po' la parte racing a cui siamo abituati con le gare di questo trofeo, di questo challenge cross country che si sono svolte quest'anno, un challenge europeo, e parliamo invece di Tunisia Desert Cup. L'anno scorso c'era un appuntamento che aveva questo nome, ma era racing. Quest'anno invece, Ciro, davanti a che cosa ci troviamo? Una cosa completamente diversa. Ho voluto trasformare l'aspetto racing, come dicevi tu, in un viaggio che potesse dare tante emozioni, un viaggio che non è legato alla classifica, aperto a moto, quad, auto e camion, come vedrete, ma l'obiettivo di vivere una settimana cercando, come dicevo prima, in compagnia di vivere aspetti molteplici, non soltanto il fatto di andare più forte l'uno dell'altro. Quindi un giochino nel deserto dove al posto delle classiche prove speciali cronometrate, quindi presi in velocità e anche con dei rischi e con la licenza, a fine tappa organizzavo un circuito di 10 km dove, con l'ausilio del GPS, li chiamavo appunto scherzando giochi senza frontiera, e la differenza tra un pilota e l'altro veniva determinato da chi faceva meno chilometri, quindi quello che riusciva a oltrepassare la duna in modo più rettilineo e quindi senza prendere rischi, ma con un grandissimo spirito di agonismo lo stesso. Il tutto si è svolto in Tunisia. Diciamo che dopo i disordini, quello insomma che era successo nei paesi arabi, tu sei riuscito a dimostrare che invece in Tunisia è tutto tranquillo, e devo dire è andato veramente tutto bene, e sono stati tutti molto gentili con noi. Sì, chiaramente in Tunisia ci sono state le politiche, figuriamoci che la bagarre in Italia tra i politici, che siamo uno stato industrializzato, figuriamoci anche lì, certi aspetti di potere creano un attimino di perplessità. Però sappiamo benissimo che la Tunisia fa parte del Mediterraneo, la loro unica fonte di sostentamento è il turismo, e quindi le strategie saranno comunque le stesse, quindi cercare di mettere in condizioni i turisti di vivere tranquillamente le vacanze in Tunisia senza nessun tipo di pericolo né di intoppi. Ecco la foto di gruppo, eravamo tanti, quasi 80, suddivisi fra le moto, appunto più o meno una quindicina, poi tantissimi quad, erano circa una trentina, poi auto e camion. Un parco partenti, devo dire, molto omogeneo. Beh sì, hanno aderito in tanti, sono 6 mesi che la stiamo preparando, e quando il messaggio è andiamo una settimana, ci divertiamo, organizzata bene, con un taglio alto, quindi tutti amici, che poi quando c'è da mangiare e bere non si tira dietro mai nessuno, e quindi ho avuto un grande riscontro a livello numerico, e è stata una grande soddisfazione. Anche perché, ecco, il segreto di queste cose per l'appunto è far vedere, col fatto di non avere l'assillo della classifica, del cronometro, ti godi molto di più il deserto. Abbiamo passato intere giornate in tutti i sensi, devo dire, perché ci siamo rimasti anche dentro alla grande nel deserto, scoprendo che la Tunisia, molti a volte la sottovalutano, dicono ah vabbè, ma va in Tunisia, è una cosa facile, e invece no, deserto tunisino. Noi siamo partiti da Duz e siamo andati a Timbain, poi ai laghi, poi a Xargilan, e abbiamo trovato dune e deserto appunto di sabbia veramente tosti. Sì, poi sono riuscito a trasmettere un altro concetto. La Dakar sei da solo con l'ausilio, una volta solo con una bussola, poi con la globalizzazione c'è stato l'avvento del GPS, ed è diverso. Le altre spedizioni che ho fatto erano un po' seguendo me o seguendo le guide, quindi era diverso. Con questa tipologia, in modo che ogni pilota fosse indipendente e comincia a studiarsi il GPS, ha delle emozioni diverse, si sente più gratificato, la strada se la deve cercare da solo. Quindi è stato un successo anche il fatto di trovarti tu il mezzo meccanico, moto, quad o auto che sia, solo con l'ausilio del GPS, e poi lo bisogna anche interpretare, quindi uscirtene fuori da solo. Sono quelle emozioni che è difficile dirle, ma bisogna provarle per capirle.
La cosa molto bella, devo ammettere, sulla quale forse c'era qualche perplessità in partenza, erano i quad in noleggio che hai preso appunto dalle società tunisine, e invece devo dire sono stati una piacevole sorpresa per tutti, dei mezzi molto belli, performanti, seguiti molto bene dalle guide tunisine, quindi hai dimostrato che si può tranquillamente venire in Tunisia anche senza un proprio mezzo, trovando lì dei mezzi moderni e buoni, performanti, ecco. Ma devo dire che è il frutto di 5 anni di esperienza, perché non ti nascondo che i primi anni facevano un po' quello che volevano, era dura gestirli. Adesso, dopo 5 anni, hanno capito le mie esigenze, sono abbastanza strong nel fargli capire proprio come vogliamo andare nel deserto e come devono essere organizzate. Con gli anni faccio pacchetti da 10, ogni 10 piloti devono avere un quad davanti di come guida, un quad dietro come assistenza e un'auto. Quindi col tempo, dopo le tante esperienze anche così poco positive, siamo riusciti a completare e fare in modo di creare un pacchetto valido. Ma cresceremo ancora, perché per l'anno prossimo, visto comunque c'è sempre da crescere, altre defezioni, e l'anno prossimo, la dico in anteprima, le prove speciali, il tratto di settore selettivo per precisione, lo faremo dopo essere arrivati all'accampamento, in modo tale che chi è stanco può riposare, i quad hanno la possibilità di essere risistemati e poi fare un anello di circa 15 km e quindi chi vuole può fare anche 7-8 ore con il quad, e quindi viverla la giornata in modo completo. Sì, poi giustamente arrivano al bivacco, come tu dicevi, e trovano un'accoglienza 5 stelle, perché con questi ragazzi che hai portato via appunto da Bergamo abbiamo avuto pasta asciutta tutte le sere, abbiamo pasteggiato a champagne, affettati, è stato veramente un trattamento di prima classe. Sì, grazie agli amici dell'abbazia del ristorante, poi sono tutti, io li chiamo privatoni, ma sono viziatini nel senso buono. Gli piace bere in assoluto, benissimo, mangiare, quindi dicono tutti: facci pagare 100 euro in più, ma la sera non vogliamo la scatoletta o il classico cibo locale, siamo abituati, facci la bella pasta asciutta, gli spaghetti, quindi ci siamo organizzati abbastanza bene anche in quel settore. Senti, parliamo un po' di chi c'era, di come partecipanti. Allora, abbiamo visto prima addirittura qualche moto ufficiale, perché c'erano i due fratelli Agazzi, Simone e Mauro, però c'erano appunto tanti amici, c'era Abramo Carsana, Giovanni Rotasperti, Paolo Tentori, Agostino Spreafico, Valeriano Zeni, tanti sono tuoi amici, ma tanti sono anche persone che conosci con la passione della moto e sono venuti a farsi questo giro insieme agli altri. Qual è il mezzo migliore? Cosa consiglieresti tu, allora, per venire a fare questo giro? Ma la moto è un po' un mezzo da professionista, da gente che sa andare bene, chiaramente. Diciamo che il compromesso migliore secondo me è il quad. Il quad lo può guidare da mia figlia, la ragazza di 20 anni, a mia madre che ne ha 70, per far capire l'arco di azione è molto aperto e non è pericoloso. Sono quad che hanno l'acceleratore come le motoslitte, quindi non hanno cambio nella frizione, sono stabili e oltretutto organizzati con le guide, si divertono e vanno dappertutto, perché voglio anche l'auto, che è un quattro ruote, è un mezzo abbastanza, non dico da professionisti, ma bisogna stare molto attenti, quindi la massa tra virgolette, io se dovessi andare andrei con il quad, perché riesco a fare dei percorsi, a passare sulle dune in posti dove è il mezzo più affidabile e più bello. Senti, tu eri più, diciamo, con le moto durante la giornata, però hai saputo delle tante avventure che hanno attraversato e affrontato quelli sulle quattro ruote, sai che si sono piacevolmente insabbiati più e più volte. Anche questa è un'esperienza che servirà per l'edizione futura. Ho capito che i ritmi delle moto, dei quad, non sono gli stessi ritmi delle auto, quindi l'anno prossimo moto e quad avranno una propria organizzazione indipendente, con un camion unimo di assistenza, con un percorso. Le auto, che hanno dei ritmi leggermente diversi, devono avere la loro propria autonomia con un altro unimo di assistenza, e l'obiettivo è di arrivare sì stanchi e aver fatto percorsi molto impegnativi, sia auto che moto, arrivare a fine tappa e poi da lì
e poi da lì fare il settore selettivo, che è quello che determina la, la classifica. E nel settore selettivo tutti dicono: ma a me non interessa, ma quando partono sono col coltello fra i denti. Esatto. Oltretutto un'altra novità, ancora secondo per me la cosa prioritaria in questi eventi è la sicurezza. Dall'anno prossimo le moto e i quad devono iscriversi a coppie. Questo cosa vuol dire? Che io mi iscrivo con l'amico X e durante i percorsi di trasferimento dobbiamo partire ed arrivare insieme, perché è la legge dell'Africa. Io ho visto l'anno scorso, sì, poi alla fine dov'è quell'altro, dov'è l'amico? Ma era là dietro nelle dune. E non è giusto come messaggio di regola nel deserto in Africa. Quindi si iscrivono a coppie, fanno tutto il percorso fino all'arrivo a coppie, quindi oggi ho un problema io, ho una mano dall'amico, domani lo puoi avere tu e stiamo uniti insieme. Poi la prova del settore selettivo, ognuno tira l'acqua al proprio mulino e la farà singolarmente. Questo è un po' il concetto che aveva lanciato Ubero Riol quando organizzò la prima leggenda degli eroi, e per 3 anni poi è andata avanti proprio a coppie per questo. Qui addirittura l'onore di caricare Brissoni. Esatto. 10-15 mondiali. E giustamente per andare a cercare qualcuno che si era disperso. Esatto, qui sono stati bravi, anche perché poi quando porti i piloti professionisti, al di là che siano stati campioni nell'enduro, però quando uno sa andare in moto non ce ne sono di storie. Quindi il Vismara che seguiva gli automobilisti e il Brissoni che seguiva i motociclisti sono state pedine determinanti sicuramente. E infatti abbiamo visto prima il man della Italtrans che era affidato a appunto Giacomo Vismara, che ha al suo attivo un tot di Dakar, per cui in questo caso è venuto a divertirsi con noi sulla sabbia, e qui abbiamo proprio uno dei casi che non dicevamo. È un gioco. Non è un gioco, infatti. Perché si fanno le guerre tra di loro, poi magari scommettono l'orgoglio, non è che facciamo altre cose, però per tiro faccio la luna più alta. E poi sicuramente succedono queste cose. Per fortuna sono appoggi nelle dune dove non sono pericolosi e non si raggiungono. Ecco, infatti la cosa importante da dire è anche quello: nessuno si è fatto male. Che si rischia di spalare tanta sabbia, quindi. E quello in effetti, devo dire, è questo stata una delle... dimostrare che comunque non è una passeggiatina, perché c'è gente che è arrivato di notte. Esattamente, come stiamo vedendo anche qua, per fare alcuni nomi, abbiamo visto prima l'Isuzu di Germano Bellina insieme a Pietro Nicolazzi, e poi abbiamo Roberto Nicoli, Cristian Fiarina e Lucio Pezzotta, Daniel Teresi, Mario Lukis, Roberto Panseri, Andrea Caglio. Quindi insomma erano tante anche le vetture, alcune tra l'altro preparate proprio a livello professionale, quindi adattissime per fare questo giro, e dotate tutti quanti della strumentazione necessaria. E qua siamo qui chilometri valgono un po' in giro. Esatto. Se passi le dune di giorno è abbastanza facile, di notte un po' il gioco dei fari diventano molto ma molto impegnativa, e non vedi l'ora di arrivare al bivacco. Al bivacco anche perché, come abbiamo detto prima, il bivacco ci aspettava una squisita ospitalità. Sono girati prima, Tony. Esatto, qui è successo qualcosa di strano, perché te hai fatto proprio una cosa da privatone e sei rimasto senza benzina in mezzo al deserto. Un po' rappresenta un po' no comment. No comment, non dovrei aprire un dibattito, ma va benissimo. Ti dico che ma 20 chilometri ero in mezzo al deserto, mancava 20 chilometri, avevo già messo via il pensiero, un'altra volta dopo 12 Dakar. Esatto. Non ti dico i pensieri e le parolacce che mi uscivano, tanto non mi sentiva nessuno. Il dover stare a 20 chilometri, sapervi al bivacco, io là avevo soltanto mezza bottiglia d'acqua e dover passare la nottata, sì. Invece poi gli amici dei quad, delle guide, mi hanno trovato verso le 11 e, esatto, e li ho abbracciati, li ho visti molto volentieri al bivacco. E qui appunto siamo in questa zona denominata Laghetti. Parliamo un po' dell'itinerario di questo viaggio. Ma qui si è svolto tutto nella zona più bella, più desertica, più sabbiosa della Tunisia. Diciamo che Duz, la porta del deserto, andando verso sud andiamo a toccare i punti più belli, caratteristici per quanto ci riguarda. Quindi siamo passati a Timbain. Questi sono chiamati laghi, sono in mezzo a delle dune bellissime e acqua solforea, addirittura anche se passi nei mesi invernali ti metti a bagnomaria ed è una goduria veramente incredibile, anche perché la contrapposizione in questi cordoni di dune, mai nessuno può immaginare di vedersi un laghetto, quindi è bella anche la contrapposizione di tutti questi posti. Qui gli scenari sono questi, dune immense con le dune arancioni, e le trovi soltanto a Siwa in Egitto, quindi
la scelta, appunto, una scelta mirata di fare i nostri giri, le nostre tappe sono comunque tra Xarghilan, Timbay nei laghi, e poi puoi cambiare ogni anno percorsi perché hai una scelta all'infinito. Puoi fare dei percorsi anche un po' più impegnativi, anche perché, per esempio, se vai ai laghi in una direzione hai tutte le dune tagliate in modo contrario, quindi perché il vento predominante arriva da sud e quindi le difficoltà sono al cubo. Se poi la stessa pista la fai a tornare, invece fai delle dune più rotonde, quindi giochi e hai delle, ogni giorno dico sempre al briefing, fai la, una speciale oggi, la fai domani, lo stesso chilometri non è la stessa e vivi delle emozioni completamente diverse. Questo è bello dell'Africa. Infatti. Senti, poi diciamo che quindi questo tuo viaggio, questo Tunisia Desert Cup va incontro, anzi in realtà realizza quella che è questa nuova corrente dei viaggi in Africa, perché è stato provato che le cose che durano 15 giorni o anche di più e che costano tantissimi soldi ormai sono assolutamente in declino, la gente non può più permettersele sia a livello economico ma anche come assenza dal lavoro. Quindi la formula vincente è al massimo 7 giorni che con i weekend all'interno e cifre molto contenute. Questo, voglio dire, sarà il futuro dei viaggi in Africa e non solo. Ma sai, il mondo sta cambiando e credo che anche nel nostro settore le cose cambiano. Io all'epoca correvo, facevo Rally di Faraonica, gare che giustamente hanno dato prestigio e costavano care, perché poi non è tanto il costo effettivo ma è l'organizzazione e tutto quello che gli gira intorno che costa carissimo. Qui la formula è diversa, ho capito che vivere in Africa, l'Africa è una cosa particolare e chi la vive, il mal d'Africa esiste, questa è una regola certa. E quindi l'Africa la puoi interpretare anche in posti abbastanza vicini, raggiungibili in modo così facile. Giustamente la gente è impegnata per i lavori, per la famiglia, quindi devi trovare anche delle formule, dei compromessi. Perché la Tunisia? Perché la Tunisia non ci sono problemi di visti, ci sono gli aerei tutti i giorni e in una giornata sei già in una location operativo per cominciare a godere di queste dune. E poi la zona di Xarghilan e Timbay, perché ci sono delle dune bellissime. Oppure questi, per esempio, questo anfiteatro naturale, come ci è stato spiegato. Questo è veramente incredibile. Questo è veramente molto molto bello. E hanno fatto questo spettacolo di suoni, musiche, ma c'è cioè un eco, praticamente è un anfiteatro naturale, come ci è stato spiegato, e in qualsiasi punto tu canti o produci comunque un suono, si rinfrange su tutte quante le pareti e sono venute, è andata anche l'orchestra dell'Ascara di Milano e le filarmoniche varie a fare dei concerti in mezzo al deserto. Credo che sia una cosa spettacolare, proprio perché Tunisia appunto non è solo dune, ma sono tante cose messe insieme. Questo aperitivo meraviglioso che abbiamo fatto al tramonto sulle dune ne è una dimostrazione lampante, e credo che anche il Ministero del Turismo abbia collaborato con te, sia stato molto risultato. Sì, veramente importante, perché verrà la presentazione nostra il Ministro del Turismo, il Presidente della Tunisia, perché ci danno una mano, hanno capito che anche per loro siamo un veicolo interessante, perché andiamo a divulgare gli aspetti belli della Tunisia, quindi ci mettono al sicuro, tranquilli, ci risolvono i problemi della logistica e insieme riusciamo a fare delle cose belle, ecco. Anche in questo caso aperitivo sulle dune, ma mancava ancora una parte della gara che stava ancora, diciamo, gara in parte, perché poi era l'ultimo passaggio proprio appunto dove c'era la prova speciale, mancavano ancora le auto all'appello e sono arrivate tra l'altro subito dopo, appena con l'imbrunire. Vedi, qui diamo la partenza, hanno un percorso col GPS, poi al chilometro X ci si ferma, c'è un commissario, mette a zero il GPS, perché ognuno dei piloti con 100 euro, quindi un GPS diciamo in economia, perché deve solo rimanere una traccia marcata e non di più. Quando si arriva al chilometro X c'è un nostro personale della nostra organizzazione, li ferma uno, li fa partire, mette a zero il GPS e alla fine di questa prova cronometrata rimane segnata la traccia e la classifica, come dicevo prima, viene stilata in funzione di chi ha eseguito meno chilometri. Esatto. In questo caso chi riesce a fare la pista più diretta chiaramente
trova delle difficoltà al più, ma è una prova anche di così. Con differenze calcolate infatti al metro. Di abilità. Abbiamo visto i quad, anche qui citiamo qualche nome. Marco Balboni ha portato un suo buonissimo gruppo che si è divertito molto, di cui facevano parte Gerry Giussani, Marino Galbiati, Luisa Silva, perché c'erano anche delle presenze femminili, Bruno Borgomaineiro, Aurelio Selva, Roberto Ghidotti, c'era la famiglia, l'intera famiglia Bissa per esempio, che è venuta con noi. E qui eccoci che siamo arrivati a Xarghilan. Cioè non è che arriviamo in posti molto brutti, piscina, qui poi ecco qui il consumismo, l'unico posto dove si telefonava in cima a questa torre, terribile. Non potevamo non filmarli. Però a loro difesa diremo che era anche due giorni che nessuno parlava con casa, perché ecco l'altra cosa bellissima secondo me che va ancora sottolineata è che ci si isola, no? Si vive finalmente lontani da una realtà, niente computer, niente telefonino, perché non funziona nulla a parte satellitari, e quindi c'è proprio questo relax completo. Qui siamo appunto a bordo piscina. Qui è l'amico Gino Sarghilan, Costa, presidente della Renault, che ha portato champagne. Perché tutte le sere c'era una premiazione comunque. Tutte le sere c'era una premiazione e Ciro che è finito a bagno in una maniera molto simpatica. Da privatone, perché io ho fatto 15 rally e sapevo che durante le premiazioni. Però lì devo dire, in effetti non ci si aspettava questa cosa. E dicevamo appunto, tutte le sere c'è una premiazione, quindi una magnum di champagne per tutte le categorie. Ogni sera veniva premiato il migliore delle moto, il migliore dei quad, il migliore delle auto, quando c'era. E più poi una premiazione finale che invece appunto si è svolta una volta rientrati a Duz, a quello che è stato un po' il centro logistico della gara, che era il Sahara Duz. E poi sono questi i momenti più belli, cioè magari dalla televisione non rendono, ma alzarti la mattina alle 6 e godere di queste cose è veramente bellissimo. E devo dire che anche se eravamo tante persone, comunque un gruppo da 80 persone, tutti quanti hanno goduto moltissimo di queste meraviglie, di queste bellezze. Non c'era appunto, come dicevamo prima, solo questa passione per la classifica o l'idea della gara a tutti i costi, ma c'era anche il tempo di fermarsi, perché ci si ferma spesso durante il giorno per bere il caffè piuttosto che per mangiare la razione, e si gode di queste bellezze. Anche perché è lo stare in gruppo la cosa più importante. Bravissimo. La contrapposizione di quando correvo la Dakar, dovevi fare 600-700 km a 150 all'ora ed aveva tutta un'altra forma, non avevi il tempo di vedere niente al di là della sabbia che ti passava sotto le ruote. Questo invece è una cosa completamente diversa. I chilometri non hanno più significato, ma è lo stare insieme, il fermarti e avere il tempo, intanto che vai in moto con i quad o con le auto, di alzare gli occhi e guardarti intorno e vedere le bellezze del deserto. Ti puoi concentrare e vivere i tuoi pensieri, cioè è una cosa veramente molto bella e profonda. Senti, con noi c'erano anche Armando Gilardi, Alessandro Dallara, dei personaggi, voglio dire, che tu conosci molto bene e che ti accompagnano in questi viaggi. Il Gil è venuto ormai, viene da 4-5 anni, e anche lui ha iniziato la malattia del mal d'Africa e non manca mai, viene col suo quad e quest'anno ha convinto anche sua moglie, e quindi voglio dire... E Dallara, la prima volta che veniva, è venuto, tra l'altro, Dallara ha accettato campione, di misurarsi col quad. Anche lui delle moto, ha portato anche lui la signora e si sono divertiti, hanno vissuto un'emozione che sarà indimenticabile per loro. Noi magari, io, te, cara Elisabetta, ne abbiamo fatte di il Vismara, siamo stati 20 anni, quindi magari tante sono andate nel dimenticatoio. Ma questa, per uno che non c'è mai stato, veramente rimarrà nel cuore per sempre. Senti, qua vediamo l'arrivo appunto finale a Duz, diamo un'occhiata anche alle classifiche, la vittoria nelle moto, devo dire quasi scontata, non me ne vogliano, però di Simone Agazzi, che è stato il migliore veramente, grande battaglia anche in questo caso. Nei quad la vittoria è andata a Fiorenzo Farina, qui vediamo ecco proprio Simone accanto a suo fratello Mauro al momento della premiazione insieme a te, qui Fiorenzo Farina appunto che ha vinto per quello che riguarda invece i quad. E nelle auto invece abbiamo, dillo tu, abbiamo una coppia con una vettura, devo dire, non nuovissima. La mitica Rens, però lo sapevo che essendo leggera e con le gomme aveva la sua, poteva dire la sua, e difatti essendo leggera è riuscita a non insabbiarsi e ha vinto.
vediamo la conclusione, insomma, di questa gara, quindi una Range Rover davanti a tutti. Adesso vediamo lo scorrere delle classifiche. Ciro, ci lasciamo con un appuntamento chiaramente per il prossimo anno, ancora per un'altra edizione del Tunisia Desert Cup. Esatto, edizione 2012 sarà dal 30 settembre al 7 di ottobre, la prima settimana. La novità sarà un team rosa, Donna Desert Cup. Organizziamo una classifica con dei quad a noleggio abbastanza similari, dove ci sarà una categoria solo per il gentil sesso. Perfetto, allora l'appuntamento nel 2012 con la nuova edizione del Tunisia Desert Cup. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi.